Cari amici appassionati di orologi, ben trovati! Per il protagonista di oggi avevo altri programmi, nel senso che avevo fatto il classico unboxing on the road, ma man mano che scartavo la confezione e ammiravo la qualità del packaging, mi sono reso conto che questo segnatempo avrebbe meritato qualcosa di più, una recensione più approfondita. E quindi eccoci qua. Un orologio, quello che vedremo oggi, che io avevo sempre trovato affascinante, ma avevo sempre scartato, perché non c'era il rapporto qualità-prezzo. A fronte di 630 euro di listino ci trovavamo di fronte a un orologio, sì, in un materiale particolare come il bronzo, ma con una scheda tecnica assolutamente insoddisfacente. Un Miota serie 8000, un vetro minerale. Elementi che per me non farebbero bastare un apprezzamento estetico tale da spendere 600 euro. Ma poi cos'è successo? È successo che questo orologio è stato presentato in offerta al 50% e a quel punto ho voluto provare. E meno male che l'ho fatto, perché quello che mi sono trovato di fronte non me lo sarei mai aspettato. E allora andiamo a vederlo insieme, perché non vi voglio rovinare la sorpresa, a partire dal packaging. Ci troviamo di fronte ha una scatola importante a partire dalla grafica della controscatola in cartone leggero. Sfilandola abbiamo la confezione di legno e scorrendo il coperchio superiore all'interno troviamo l'orologio, una card di originalità di acciaio pesantissima, almeno il doppio più pesante di quelle di Zelos, ad esempio, che è un altro marchio che utilizza questo tipo di soluzione, e poi un libretto di istruzione molto corposo. Già la scatola regala un'emozione, perché mai da un orologio di questo livello ci aspetteremo una scatola, che spesso non si trova in orologi ben più cari. Prendendo però in mano l'orologio si hanno le vere sorprese. La prima cosa che salta all'occhio, oltre alla bellezza complessiva della cassa, è il cinturino. Ci troviamo di fronte a un cinturino premium, di pelle veramente ben realizzata, con uno spessore importante, invecchiato, con una fibbia ad ardiglione che è personalizzata in gersol e in bronzo. Abbiamo poi la cassa dell'orologio, che si presenta con un diametro da 43 millimetri per 15 mm di spessore per una cinquantina di millimetri di lug to lug. Qua iniziano le prime contraddizioni, perché qua abbiamo una cassa con una ghiera che ha decisamente un buon feedback, una ghiera con un inserto marrone in alluminio, un marrone vintage, ricorda quello del Glacine Combat Sub Vintage, una corona a vite che muove il movimento, di cui parleremo poi perché è un'altra piccola grande sorpresa, e poi abbiamo il vetro, purtroppo un vetro minerale bombato indurito. Ma com'è che un'azienda come Ingersoll scelga un packaging di livello altissimo, un cinturino di livello alto e poi un vetro minerale invece che zaffiro? Lascia un po' basiti. Io so che i vetri zaffiri influiscono molto, soprattutto i vetri zaffiri bombati, sul prezzo di un orologio, però hanno fatto 30, avrebbero potuto fare 31. Sotto il vetro troviamo un quadrante estremamente ben rifinito, con indice sfere di colore oro, con abbondante materiale luminescente all'interno. A ore 12 la scritta Ingersoll in stile vintage, e a ore 6 abbiamo la scritta automatic 100 metri. Infatti questo orologio, nonostante la corona vite, è solo un 100 metri. A ore 3, perfettamente integrata nel quadrante tono su tono, con una finestrella microscopica, abbiamo la data, che non dà minimamente alcun fastidio. A fianco alla data abbiamo un mezzo indice, sempre luminescente,
E poi, come vi dicevo, la corona ha un buon feedback, la corsa della filettatura è un po' corta, ma su 100 metri poteva anche non esserci. La ghiera ha 120 scatti ed è davvero piacevole da azionare, precisa e piacevole, anche se ovviamente capite bene che lo scopo è puramente ornamentale. Il fondello è un classico fondello trasparente che tanto piace all'estero e molto poco piace almeno a me e ai miei follower, però in questo caso permette di scoprire una cosa, e cioè che il Miota 8000, serie 8000, incamerato in questo orologio ha i ponti rifiniti, ma non solo. Questo movimento ha un'altra sorpresa, e cioè integra il fermo macchina, così come ho scoperto che integra il fermo macchina anche il nuovo Miota serie 8000 incassato su Bulova Oceanographer, che ho recensito poco tempo fa, e nella versione che avevo recensito io il fermo macchina non lo aveva. Questo upgrade è importante perché finalmente equipara il Miota 8000 al Seiko NH35A, e cioè mentre prima non consigliavo, rispetto a orologi che incassavano Seiko NH35A, orologi che incassavano Miota 8000 proprio per l'assenza di fermo macchina, ora, almeno nelle mie recensioni, per questo tipo di movimento ci sarà una rivalutazione, naturalmente sempre in maniera congrua alla fascia di prezzo di cui parliamo, che per questo orologio è di 312 euro nell'offerta che trovate in descrizione. Ne ho comprato anche, tanto mi è piaciuto questo, un altro in acciaio con bracciale e ghiera rossa, che costa addirittura quasi 100 euro in meno, 225 euro mi pare. Trovate sempre il link in descrizione. Speravo che arrivasse oggi, perché l'ho preso successivamente a quando ho preso questo, però purtroppo è in ritardo e arriverà domani. A quel punto ho deciso comunque, per questioni di tempo, di girare questa video recensione, magari ve lo farò vedere in futuro. Detto ciò, l'orologio si indossa molto bene, lo potete vedere qua al mio polso. Le dimensioni sono importanti, ma è pure vero che anzitutto il cinturino in pelle è molto comodo, e in secondo luogo un orologio con cassa in bronzo necessita, come vi dicevo, di essere un orologio estremo. Ingersoll nacque nel 1882 dalla volontà di due fratelli, appunto i fratelli Ingersoll, ma il primo orologio fu prodotto ufficialmente solo 10 anni dopo, nel 1892, data che è anche riportata nei quadranti di questi orologi. Ma fu nel 1896 che il marchio fece il salto di qualità, grazie all'ausilio di una consulenza di Henry Ford, l'inventore dell'omonima azienda automobilistica, ma anche l'inventore delle catene di montaggio, che aiutò l'azienda Ingersoll a ottimizzare la propria produzione. Nacque così Ingersoll Yankee, l'orologio che all'epoca era più economico di tutti, costava solo un dollaro, e aiutò tutti gli americani a entrare in possesso di un orologio nelle loro case. Nel 1910 fu l'orologio di Theodore Roosevelt, e fu nel 1919, anzi poco prima del 1919, che Ingersoll inventò il Radiolite, il primo orologio al mondo con quadrante luminescente, che venne utilizzato, pensate, dai primi carristi americani, quindi un orologio pionieristico indossato da uomini che stavano scoprendo nuovi mezzi avvincenti, pionieristici anche pericolosi. Nel 1933 ottenne la licenza da parte della Disney di produrre il primo orologio con un personaggio impresso nel quadrante, in quel caso Mickey Mouse. Le braccia erano le sfere, bellissimo, uno degli orologi più amati dagli appassionati, anche da me, che prima o poi comprerò il modello d'epoca. Questo è un orologio attualmente riprodotto, purtroppo con un quarzo, trovate il link in descrizione del video.
Fu l'orologio tra gli altri di Gandhi, fu un orologio che ebbe una diffusione incredibile. Il marchio Ingersoll fu un marchio che ebbe una diffusione incredibile. È stato recentemente ripreso nel 2012, adesso fa parte di una multinazionale che ha diversi altri marchi e che sta riproponendo una serie di cavalli di battaglia in chiave moderna, e appunto il Discoville non fa differenza. Ma cosa ne penso io di questo orologio? È un orologio che sicuramente mi ha sorpreso molto, mi ha sorpreso in positivo. Ripeto, lo avevo sempre scartato. 630 euro era una cifra improponibile per un orologio che montasse Miota 8000 e per un orologio che avesse un vetro minerale. Però devo dire che la contraddizione di questo orologio la si vede già dal packaging. Il packaging è favoloso, lo avete visto. Il cinturino è straordinario. La realizzazione della cassa è assolutamente soddisfacente, come soddisfacente è la corona, come soddisfacente è il feedback della ghiera. Sorpresa per il movimento Miota 8000 con le rifiniture sui ponti e il fermo macchina. Certo, dispiace, perché se questo orologio avesse avuto una vetro zaffiro e un movimento leggermente migliore, magari un Miota 9000, sarebbe un orologio che l'azienda non avrebbe dovuto scontare al 50% poi per finire le rimanenze, questo non c'è dubbio. Però a 312 euro la versione in bronzo e a 225 euro la versione braccialata in acciaio, diventano orologi veramente interessanti di cui io consiglio l'acquisto. Domani mi arriva la versione braccialata acciaio con la ghiera rossa, sarebbe dovuto arrivare oggi. Non so se farò un video, se la mostrerò semplicemente nella mia chat Telegram o su Instagram. Sta di fatto che ne rimangono circa 5 pezzi e poi ne rimangono un altro paio di pezzi della versione con la ghiera nera, sempre braccialata acciaio, e poi c'è anche la versione ghiera nera con il cinturino, che costa 200 euro. Invece state attenti alla versione quadrante blu e ghiera blu, perché è una versione molto bella, però monta un quarto. Prestate attenzione quando completate l'acquisto nella scelta dell'orologio, perché l'errore è dietro l'angolo. A noi non rimane che salutarci e darci appuntamento al prossimo video. Domani incontro l'amico Patrizio e vi racconteremo insieme, probabilmente dopodomani o comunque nel tempo di montare il video, come è nato il Crepas C Project, che è stato originato grazie a un'intuizione della sua pagina Facebook Zenith il Primero 1969, una pagina Facebook tutta italiana. Alla prossima!